Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Sarebbe più povera la nostra esperienza di credenti se non avessimo quali riferimenti di vita le figure di Pietro e Paolo, gli apostoli. In loro noi ritroviamo parte di noi stessi, di ciò che siamo da sempre e di ciò che ancora non siamo. Il nome originale di Pietro era Simone. Il Vangelo dice che Gesù lo fissò negli occhi e gli disse: «Tu sei Simone, ma ti chiamerai Pietro». È un individuo dall'umanità affascinante, emotivo, capace di entusiasmo, di generosità, ma pure fragile, umano nei suoi limiti, incostante. Quel giorno che Gesù aveva chiesto ai suoi apostoli: «Chi sono io per voi?», non sembrava neanche vero a Pietro di poter essere l'unico a dare la risposta giusta. Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Tanto si era esaltato in quell'occasione che si era sentito autorizzato a dissuadere Gesù dal parlare di croce, di passione, di fallimento. La strada del Messia è quella del trionfo, non quella della croce, pensava Pietro. È per questo che la sera del cenacolo rifiuta di lasciarsi lavare i piedi da Cristo. Quelle sono cose che fanno i servi, non i signori. E Gesù fatica a fargli cambiare mentalità. Se non ti laverò non avrai parte con me. Caro Pietro, cerca di condividere i miei criteri. Metti da parte i tuoi. Sì, anche in questo Pietro ci rappresenta tutti. Quanto a Paolo, allorché intuisce che quel Gesù che lui aveva combattuto in tutte le maniere si è donato a lui in un amore senza limiti, l'esigenza diventa il vero movente della sua esistenza, l'esigenza di ricambiare quell'amore. Paolo era un povero uomo, piccolo, debole, esposto a molti pericoli. Il suo cammino missionario fu una via crucis fuori e fuori fino al martirio, a Roma. Paolo è la riprova vivente che si può essere deboli, fragili, provati da vicissitudini di ogni genere, ma quando ci si affida a Gesù Cristo invece che alle proprie risorse, la potenza del Vangelo opera meraviglie attraverso di noi. Afferma nelle sue lettere: «Non ci perdiamo d'animo, siamo pieni di coraggio». Il che vale anche per noi, varrà sempre, varrà per tutti i credenti. Lasciamo ad altri il prurito di cercare potenza, successo, carriera. Accettiamo e amiamo la nostra debolezza, la nostra impotenza, ma una condizione ben precisa. Stringiamoci a Gesù Cristo con un legame d'affetto vitale, appassionato e forte. E Lui potrà agire attraverso di noi al di là di ogni nostra immaginazione. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.